Senti, adesso basta veramente, guarda, vattene, dobbiamo, stavamo facendo Shakespeare, la gente so che ci tiene, vattene, dai, grazie, è meglio, eh? Vai. È meglio che babbia, sì, signore, dai. Forse è meglio che babbia, io mi licenza, babbia. Sì, no, ma non licenzio, ho detto no, signore, mi ha detto è meglio che babbia. Ah, anche babbia. Per Maloso. No, no, signore, mi ha detto babbia, signore. Non va via per sempre. Dai, mi servi, sei utile, su, vieni qua, dai. No, no, io babbia, ho fatto troppo danni a casa tua. Io licenza, signore. Mi licenza, signore. Ma non ti? Licenza, signore. Licenzio, io mi licenzio. Da solo, signore, sì, sì. No, dai, vieni qua, dai, scherzavo. Ma non si può neanche, dai, vieni qua. Hai fatto tanto danni, però qua sei simpatico, sei pulito. A volte fai delle cose, dai, io ti voglio bene, su, dai, non mi lasciare, ti prego. Sì, ma io sono sposato, signor, però non è che... Ma che c'entra? No, c'entra, signor, lascia stare, ha capito. No, cosa c'entra? Gli ha capito, signor. Cosa hai capito? Ti conosce a te, signor, ti conosce. No, cosa hai capito? Gente di spettacolo sopra, sotto, destra, sinistra, signor. Sì, signor. Sì, signor. Ma non è così. Sì, signor. Ma non è vero, ma non è... Sì, sì. Ma non è così. Piace giovanotti a lui, signor. Tanto, signor. Sì, signor. Mi fa arrossire, meno male che non si vede nel CD. Perché lui vede il film dei cowboy, dei Breakbook Mountain, signore. È bello, quel film è bello. Allora? Sì, è bello, signore. Io, signore, allora rimane a lavorare a casa tua, se lo se tu mi perdona per tutto quello che ha fatto dei danni fino adesso a casa tua. Ti perdono, dai, ti perdono. Tutto, signore. Tutto, parola tutto, d'onore, tutto. Signore. D'onore mia, parola d'onore. Sì, signore. Sicuro, eh? Sì. Dai, te lo dai, una pietra sopra, acqua passata, su. Come fai a sapere, signore? Cosa? Che è passata l'acqua, signore. Tanta, dove? Tanta. Chi l'ha portata? Tanta. Ma dove è passata? Dove? A casa tua, signore, picchi. Tu hai detto, signore, scusa, però te ogni volta si ascolta quello che dici. Hai detto di levare i cafolini. E cafolini. Cosa ho detto io? Tu, signore, hai detto di lavare i cafolini. Levare i cafolini. Temosefotte, signore, hai detto di lavare i temosefotte. Caloriferi. Sì, signore, però esce l'acqua se levate. Ma non levare, non levare. T'ho detto di lavare i termosifoni, signore. Sì. Fotte. Fone. Chi? Chi fotte? Chi fone? Signore, a chiedere. Carolifici. Adesso mi sbaglio anch'io. Caloriferi. Calorifici. Io ho detto lavare. Le lavare. Non levare. La, le. Senti, prova a dire la. La. Può dire le? Le? È diverso? Sì, sì. Tu hai lavato o levato i caloriferi? Tutte e due, signora. Ha lavato tutti, signor, però esce l'acqua, se è uscita tanta l'acqua, signor. Se è lagato tutto casa tua, signor, c'ha l'acqua fino a qua la gola a levarmi. Io non ce la facevo a camminare, signor, perché io non sa nuotare. Allora, signor, bomboncino tuo, cagnolino tuo, bomboncino lingo, signor, che nuotava così. Già. Carino. Nerone, io ho anche un bellissimo gattone, sì, signor, castrato. Perché il cane nuota distinto, cane, signor. E il gatto? Gatto? Nerone. C'è un gatto tu, signore? Quel gattone, che pelosone, che... Ah, c'è un gatto, signore, te? È un castrato. Sì, sei incastrato, signore. Perché quando è arrivata l'acqua, lui si è spaventato, signore. Se era sotto al divano, si è incastrato e faceva così con la zampetta. Forte, faceva così con la zampetta fuori, e signore. E tu? Io? Che hai fatto? Niente, io stavo là, ho fatto ciao, te lo saluto io. Non ce l'ha fatta, signore. Nerone. Il gatto, signore, non nuota distinta, signore. Lo so. Quindi no. Nerone... Ciao, signore. E dopo l'acqua, signore, è arrivata fino giù al piano di sotto dalla casa della signora Romanelli. No, è una zitella noiosissima, sì, la Romanelli. Signor, si è arrabbiata, signora Romanelli. Ci credo, ma ha ragione, questa volta ha ragione sì, lei. Sì, signore, è andata fuori, ha detto, morì ammazzata, ha detto. Te le sei beccate stavolta. E io ho detto, no, io ho detto, no, io lavorare, morì ammazzato lui, ha detto. E allora, però, siccome il signore è successo troppi danni tutti insieme, io ho chiamato mio cognato Gnola, che è venuto con Purgone, fotta. Cos'è venuto? Con Purgone, signore. Mio cognato Gnola per far prima prende Purgone, signore. Per far prima cosa? Con Purgone fa prima, signore.
La signora furgone, lo sa, vede che lì il furgone. Il furgone, il prende furgone pure lei, signora. Va con la macchina, signora. Sì, signora. Andata... Furgone. Sì, signora. Andata con furgone. Ma arrivato... cosa c'entra il furgone con la Romanelli? Sì, ha levato lui, signor mio cognato Gnola. Mi ha aiutato, abbiamo levato tutta l'acqua a casa tua, asciugato. Levato. Lavata l'acqua. Non si lava l'acqua. No, l'acqua non si lava perché già lavata da sola. Avete levato come abbiamo levato il signor, si è lavato tutta l'acqua, dopo è andato giù lui, signor, a casa della signora Romanelli, ha detto: signora Romanelli, ci pensi io? Lelli, signor Romanelli, Lelli, ci pensi io? Lì. Ha preso un barattolo grosso di vernice bianca, ha pettolato tutta la casa, signor. Oh, e il signor Romanelli è contento, ha aggiustato tutto, io e mio cognato Gnolo, signor. Vedi, a volte mi fa arrabbiare, però dai, sì, un applauso a Ariel che risolve anche i problemi. Una volta, te lo faccio anch'io. Grazie. Dopo, signor, però, scusa, signor, per raccontare questo che fa ridere, signor. Eh? Il furgone? La signora sta ancora a pensare a purgare, signore. Dopo la signora Domanelli, dopo ha fatto tutto, ha lasciato però mio cognato Gnolo, se è sbagliato e vuole dire questo, mi chi fa ridere, signora. Ha lasciato un barattolo grosso di vernice vicino a Temoso Vote, con sopra un cantello che ha scritto Poffone, attenti, vernice fresca, signora. Ha fatto bene, la vernice fresca ha fatto bene a scrivere, vernice fresca che... No, signor, perché è vernice vicino a Temoso Vote, non sta fresca, fa caldo a Temoso Vote. Allora io ho detto se deve stare fresca la vernice, l'ha presa, barattolo, ha detto questa la pota? Frigoriferi. A frigoriferi, signor, sì, signor. L'ha buttata a frigoriferi, signor, solo che ha aperto la spotella e frigoriferi due è piccolino. Beh, è normale, è un filo. Barattolo di vernice è grosso, signor. Vabbè. Non c'entra. Allora io ho detto come fa? A chi l'hai detto? Te le mette dentro la bottiglia, la vernice, piano piano. Ma e dopo non ho la bottiglie vuote, lo sai, io riciclo tutto il vetro. Non io ho. La svuotate, signor, quella della cantinetta, la svuotate io, signor. Brunello. Tutto, signor. E Brutello di Mortaccino tuo e poi c'era pure le Muller Turgau. Tutto, pure quello, signor. E Mignolino di Padocchia c'era e Gewürztraminer. Bruschette, furuscieri, come si chiama? Non lo sa, non me la ricordo, tutte, signor. La svuotate a lavandina, la svuotate. Tutte. No, pure un po' qua, signora. Un po'. L'ha bevuto un po', signor, se pure sì. Assaggiamo. Dopo, signor. Dopo, quando ha messo tutte le bottiglie vuote pronte, ha detto adesso la riempie, ha aperto la tappa del barattolo, però tappa grossa. La tappa. Audiolibro, si sente. Sì, si sente, ma diciamo le cose giuste. Ha aperto la tappa. Ha aperto forte, mi è scappata e si è appiccicata sul quadro che sta a corridoio, signor. Il canaletto. No, il canaletto l'abbiamo fatto con la piccozza io e mio cognato Gnolo per far uscire l'acqua prima, signor. Avete fatto un canaletto nel parquet. Perché se fa, signor, se no non esce l'acqua. Ma dico, sul parquet. Avete... Sì, se fa, perché sì, se fa. Se no non esce l'acqua, se non fa il canaletto, non esce l'acqua. Ma sul parquet. Perché se fa, te l'ha detto. No. Parquet. Perché se fa, signor, te l'ho detto io, se no non esce l'acqua, signor, scusa. Va bene, lascia stare. Sì, io voglio sapere cosa è successo al mio quadro. E dopo c'era la tappa attaccata sul quadro, lo grosso, signor, che se lui stava lì, signor, si è appiccicata. Bianco di vernice? Sì, signor. Ma era un notturno? Prima, signor, adesso si è aggiornato perché ha fatto un grosso sole bianco sulla faccia della pastorella, gli ha fatto, signor. Signor. Io però, signor. Signore, io prima che asciuga la vernice, però l'ha presa e l'ha portata a bagno con l'acqua ragna sottofoto. No! Ha stropinato con l'acqua ragna. No! Sì, signor. No! Sì, signor. L'acqua ragna fa andare via. Ma la vernice va via. E la pastorella? La pastorella si è svampata, signor. E le pecore? Pecorella, siccome qualcuno ancora si vede, gli dici punto interrogativo, signor. Non la... Come la mettiamo? Punto interrogativo, signor.